e non c'è stata mai una competenza specifica sui temi del demanio in generale, perché poi non è solo le concessioni balneari, il demanio è una cosa complessa che va vista da persone competenti per arrivare a evitare che i cittadini e gli imprenditori che vivono i problemi anche demaniali non si trovino all'ultimo minuto ad avere oneri. No, che gli arrivano a casa bollette, diciamo, di dimensioni 6, 7, 8, 10 volte di più di quanto pagavano in precedenza, e questo è un problema che noi abbiamo serio perché questo è un comune su questo tema fuori controllo, cioè nessuno ha l'idea chiara di come si fa. Se va al comune e gli chiedi una notizia, quindi la prima cosa è ristrutturare l'ufficio demanio del comune per essere a disposizione anche degli operatori. E l'altra, iniziare subito dopo anche con le associazioni di categoria per vedere come arrivare a portare a casa i risultati, anche perché questa potrebbe essere anche un'occasione alla fine di un torto collo di sistemare definitivamente le cose, perché sennò così un anno.